benvenuti a Vivi in Giappone. Ora con tutta la famiglia stiamo andando a Tokyo per un bel viaggio, perché Simone va via, ha finito tutto il tour e quindi andiamo a trovare, facciamo l'ultimo giorno con lui a Tokyo e poi torniamo a Sendai. I miei ci stanno per un'altra settimana buona, quindi bando alle ciance, iniziamo. Lo sapevate che negli Shinkansen c'è anche la stanzetta per far dormire i bambini? Guardate col lettino, ci sta pure qua la sedia per me. Io ho scoperto a sto giro. Buonanotte Sabrina. È tornato pure Simone, abbiamo ribeccato pure Simone dopo due settimane. Ed eccoci arrivati ad Asakusa, al Kaminarimon. Te c'eri già stato, no Simone? Sì, sì, è piaciuto. Hai andato fino in fondo. Sì, ho visto tutto il tempio, sa che i genitori miei non c'erano stati, voi non c'eravate stati qua? Sì, c'eravate stati. Oh, sempre bello il mercatino di Asakusa con le sue giapponeserie. Eccoli! Ciao Curina, ti piace Asakusa? Qua stanno le magliette più da turista che vi potete comprare in assoluto, perfette, guarda, Japan, Samurai, la geisha, tutto. Sakuri! Sakuchan, lo vuoi pure tu? Signor Zammai che ci ha regalato un sacco di visualizzazioni, e devi dire grazie che papà gli ha fatto fare un sacco di sordi. A me, ormai è tuo. Dai, un saluto di Sakurina. Simone Sagurina, vai che mona, vedi quando è grande, tra per il prossimo anno, vedi, eh? Ci vediamo tra un anno. Bye bye. Ciao. Bye. Ci vediamo tra un anno. Oh. Bravo, amore. Tra un anno. Tra un anno. Vabbè, noi ci vediamo tra 5 minuti. Beh, eccoli! Kratos Escrotos. Loro sono grandi amici, vivono qua ormai da quando c'era il periodo Edo. Dal periodo Edo. Quindi, che posto? Adesso è molto elegante questo posto. Domadonna. E c'è la specialità, qual è oggi? C'è la birra Asai All You Can Drink, 539 yen. Cicci, mamma, salute. Che cosa è successo? Sono presentate, probabilmente ci hanno preso in simpatia e con i nostri ben 500 yen di nominale, ma ci hanno portato la birra sfusa che è un po'. Una po' sì, annacquata, questa è sempre un po'. Direttamente alle bolle. Però solo 4, ma voi dite. Però guardate che hanno portato, questo qua non l'ho inquadrato prima. Vabbè, però questo è annacquata. Questa almeno è birra. Ecco ragazzi, quando andate a fare. La prima volta che fai magari così, ma non mi odai, spesso la birra fa cagare. Spesso la birra fa cagare e non mi odai. Quindi se ti arriva la bottiglia, la cosa migliore, perché la bottiglia almeno è garantita che non è. Hanno riempito le birre con stiamo a fare tutta la cosa. Il rischio c'è. La cucina giapponese è sempre molto salutare. Sempre molto, Ti friggono pure i capelli, Sulla barca elegantissima da Il castello di Giada, cucina cinese, thailandese, giapponese. Giapponese giurasco. Però quello è buono, quello è giapponese che fanno là, fanno del sushi. Dei nigiri. Allora, è successo un piccolo miracolo. Che effettivamente era diventata calda e sgasata. Perché effettivamente c'hanno un problema che non c'è. No, poi non c'è l'aria condizionata. Perché? Però hanno fatto una bella cosa. Ci hanno cambiato la birra. Ci hanno dato. L'avevamo finita. Abbiamo finita, ce l'hanno ridata. Esatto. Fredda. Allora vai, 1, 2, 3. Bukkake. Inquadriamo l'ora, era un'ora diversa rispetto a quella. Però non l'ha inquadrata prima, quindi non sa nessuno. Sicuramente sarà uscita. Metterò le metadata. Comunque, è la terza volta che ci portano un ricambio. Non ce la faccio più. Nonostante avevo sorseggiato proprio. Ragazzi, pure questo, pure lui, pure questo. Chi lo vuole questo? Ricordiamo 500 yen a persona. 3,80 euro ci stanno portando.
Ma chi la vuole? Non la voglio, basta! Perché? Dammela chiusa! Se fanno io non riesco a finire il bicchiere! La salute, oh! Bella, salute. Bella. A saluto tutto, a saluto. Due, vai. Allora, buonasera a tutti, stiamo qua, e qua, stiamo qua, eccoci. Buongiorno a tutti, qua siamo a Shinjuku, sì. Kabukicho, no, perché c'è una situazione di degrado, sì. Qua. Purtroppo c'è una grande situazione di degrado, che vedi, stanno qua tutti i taxi, sono così tutti sciocchetto, guarda qua la monnezza, guarda qua. Guarda il sorcio, c'è sta il sorcio, non so se l'avete visto. C'è sta il sorcio là. Qua c'è sta, no? C'è sta prostituzione. Tutto, di tutto. Sosseria. C'è sta tutto. Tu che dici? C'è sta... Saluto al Cigalone intanto. Ah, c'è un saluto al Cigalone sicuramente. È una zona un po' degradata, diciamo. Vedi, massaggio, lei ci chiede il massaggio. Si è coperta la faccia, capito? Col ventilatore. Servizio Cigalone, però esatto. Penso che non ci sta. Era perfetto, ci pensiamo noi. Cioè, da Tokyo. La signorina ci ha chiesto un massaggio. Era un massaggio? Possiamo chiedere se c'ha precedenti. Non lo so, però non è ecco, non dobbiamo chiedere le forze autorità. Certo. Vedi qua tutto un macello, tutte luci, tutti i locali, tutto il sosso. Lo sta mio fratello, ecco. Allora, qua c'è la situazione pure di disagio, vedi, sta ragazza sta collassata. C'è una ragazza collassata in mezzo alla strada. Per fortuna stanno gli amici suoi. Capito? Quello è. Quanti massaggi ti hanno chiesto, Simo? 2000, tutti a chiedere il massaggio. Ed ecco il gruppo di mio fratello. Salute, un piacere. Salute, piacere. Com'è stata questa vacanza? Interessante. Il Giappone mi è piaciuto? Molto. Piaciuto? Molto, molto bello, sì. Città che vi è piaciuta di più? Kyoto. No, Kyoto. Abbiamo Osaka, Kyoto. Pure Simone, Kyoto. Di più. E ci vivreste dall'esperienza di viaggio, che voi dire, è di viaggio, ne avete fatto. Io no, perché invece Roma, lo sapete. Però vabbè. Sono dei parchi. No, io non penso. Troppo estremo. Oh, Osaka. Mi è piaciuta lo sai? No, io rimarrei a Roma. Non so se ci vivrei su una tosta con la città. E cibo preferito che avete assaggiato finora? Classico. Ce ne sono tanti. Takoyaki per lei. Esatto. Takoyaki? No, takoyaki no, proprio no. Tutte mi è piaciuto, ramen, sushi. La Kobe. Ok, bella. Buona. Buona. La Kobe forse è bella migliore, quindi diciamo Kobe. Assolutamente ramen. In generale comunque, perché sono tanti tipi, mi è piaciuto. Tantanmen, ok, quindi sul piccantino. Sì. Ti piace sul piccantino. Bravo, più specifico. Esatto. Tu c'hai qualcosa di più ramen in generale? Vabbè, anch'io mangio solo due volte il tantanmen. Buono. Te, Simo? Per me non lo so, perché non provo veramente tanti e non c'è così più. L'altra volta stavamo ubriachi e abbiamo reso il ramen alle due. Sai, ora ho provato qualsiasi cibo possibile. Sì. Se andai a mangiare. La pasta al sugo è stata la mia preferita. Ma però veramente il mio cibo preferito, in effetti alla fine dei conti, pure per me ramen è stato più soddisfacente. Però il migliore in assoluto, secondo me ancora di più del gusto, è stata quella tempura a Sendai. Ammazza, ti faccio pubblicità, sono stati veramente bravi. Era buona quella. La tempura ha vinto, ma non perché fosse fritta, perché era veramente era buona. Era buona, è fresca, è molto fresca. L'ultima cosa, no, ho chiesto il nome, Carlotta. Carlotta. Gianluca. Francesco. Massimo. Simon. Vabbè, te lo dico, che cazzo che ha fatto. Grazie mille. E quella è la nuova Kabukicho Tower. E qua è un bordello, prima c'era il Tokyo Milano, no? E qua c'era la Sega, tra l'altro anche Ryuga Gotoku è ancora una sala giochi della Sega, ora è un Game Panic, qualcosa del genere. Gente morta lì e qui, gente che ti ferma e ti grande locali, gente che ti chiede di fare massaggi, tutti questi qua che chiedono andare ai locali. È diventato un bel carnaio, Kabukicho lo è sempre stato, ma secondo me è peggiorato.
qua che sta l'albergo con Godzilla, il tuo cinema. Niente male. È stato proprio, secondo me, peggiorata molto. E questa è la vera strada di Kabukicho, Kamurocho, a dire il vero. Ecco, come questa mi chiedeva per i massaggi. Kamurocho, raga, il Kabukicho, questa è. Poi faccio vedere l'entrata. Com'è? Vabbè, sempre affascinante, sì, ma lo capisco che ti affascina. La prima volta che sono venuto qua è stato un'emozione, però è pure una zona molto zozza. Abbiamo visto belle pantecane, proprio veramente, abbiamo visto i topi che uscivano. Peccato che non riusciamo a beccare in video. Sono scelte proprio le legioni di pantecane. Ed ecco, questa è l'entrata storica, Simo, questa è l'entrata di Kabukicho, di Cipancho, di Kamurocho. Eccola qua. Questa è sempre bella, questa è sempre la migliore. Kiryukazuma. Oh, e questa invece è la colazioncina, dopo la serata assurda a Kabukicho. Siamo venuti in un posto in cui eravamo stati già nel 2017, se non sbaglio, Pelican Café. Vedete che bello qua questa notte, come la colazione proprio dei campioni. Simone se n'è andato, Simone sta per prendere l'aereo, se ne sta per tornare, e qui invece vedete noi fanno colazione, stavamo distrutti. Buon appetito, buona colazione pure Sakurina, vai. Bello, sì, bello. Guarda qua, vedi che bello qua, te l'ho detto. La vecchia stazione, guarda, è bello. Ora faccio panoramico, va, che così si vede meglio. Guarda che bello, guarda tutta quanto la stazione. E là si vedono pure i treni, io dico sempre chitte. Guarda, è bello, Invece per il dolce siamo venuti da Vron. Viron. Cuore, come si chiama? Cuore Germe. Questo vedo Mont Blanc. Questo è framboise. Non lo so bene. Apri, questo è una pasticceria, ristorante francese qui a Tokyo, vicino alla stazione di Tokyo, molto 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 famosa. È difficilissimo perché è sempre pieno, entrare bisogna mettersi in fila. Sembra molto buono. Guardate, un blanc fatto questo, come si vede. Aspetta, non è messo a fuoco manco per niente. Che bomba! Che bomba! E questa è la mia tortina. E questo è crème caramel, incredibile, una bomba pure questo, fantastico, proprio buono. Bel posto. Eccoli! Brava Sakura! E quindi siamo tornati a Sendai, bel viaggio, A Tokyo siamo ammazzati. Simone è partito. Saku? Partito, zio Simone è partito. Andiamo a casa. E quindi è stato un bel viaggio. Simone quindi se n'è pure andato, si è divertito molto, ha conosciuto Sakurina, come dicevo. Guarda, Sakurina, i nonni sono andati via, le sta cercando. E niente, come sempre, lo sta dicendo nonna. Bravissima Sakurina. E quindi come sempre vi dico pure tutto, iscrivetevi, condividete, mi piace, commentate. Io ho comprato anche un bello Miyage ai miei colleghi, perché ricordate, se vi fate una lunga vacanza in Giappone è prassi comprare Miyage di qualsiasi tipo da mangiare spesso e volentieri. Mi raccomando, fatelo, io l'ho fatto, ho comprato delle tortine al tiramisù, paiono buone, speriamo. Come sempre vi dico pure tutto, iscrivetevi, condividete, mi piace, commentate. A frappè, ciao Saku, bye bye. Yeah, nice.